Oggi sì, Michele prende telefonate in ogni momento perché Michele è uno dei telefoni più bollenti della città. Allora, sentiamo Emiliano, Sì. che ieri era l'inaugurazione di un asilo comunale, perché insomma c'entra anche un po' la premessa, perché lui fa riferimento però appunto al costo sostenuto per l'asilo e quello che invece andrebbe sostenuto per il Bari. Sentiamo. Se qualcuno pensa che io possa tirar fuori soldi non per gli asili nido ma per far giocare a pallone il Bari, questo è escluso, cioè non è più possibile. Noi non possiamo spendere soldi per far giocare a pallone 22 ragazzi in mutande che guadagnano, diciamo, molto di più di un insegnante di un asilo nido e non ci possiamo permettere il lusso, come posso dire, di sostituire con soldi pubblici, che ne so, il finanziamento che Sky dà a tutte le squadre di Serie B, che non credo sia misero, perché se ho capito bene si calcola a milioni di euro. Questo asilo dove siamo è costato 1 milione di euro, per rimettere a posto lo stadio io dovrei spendere 15 milioni di euro, cioè potrei fare 15 asili con quello che serve alla manutenzione straordinaria del San Nicola. Tutto questo per mantenere un impianto industriale che serve ad un business totalmente privato che è quello del calcio. Se qualcuno pensa che i baresi, se facciamo un referendum, siano dalla parte della S Bari, credo che si siano sbagliati. Quello che possiamo fare è dirgli questo: l'abbiamo costruito col sangue e il sudore degli italiani, quello stadio, ve lo diamo senza costi, cioè gratis, gestitevelo nella maniera migliore, ma non ci ricattate dicendo che andate a giocare ad Andria, perché questo è un ricatto peggio di quello di Riva alla magistratura di Taranto, perché a dire io vado a giocare ad Andria significa io cancello il calcio dalla città di Bari dopo aver costretto la città di Bari a spendere 138 o 140 miliardi di lire per costruire uno stadio che i baresi non avrebbero costruito e che fu imposto alla città proprio dalla S Bari. Quindi io chiedo un po' di senso di responsabilità rispetto alla storia delle cose. Se la Sbarri decidesse veramente di andare ad Andria e quindi di lasciare un contenitore vuoto, il comune che posizione prenderebbe? Ma niente, probabilmente organizzeremo un'altra squadra di calcio che ripartirà da zero e cercheremo di riportare il calcio barese in alto partendo da zero, facendo a meno dalla S Bari. È l'unica possibilità. Voglio dire, non muore mica nessuno se la S Bari decide di andare ad Andria. Durissime le parole di Emiliano, chiare come suo solito. Non ha È risposto, Bari importante non ha risposto, leggere, Matarese non ha risposto. no, leggere queste dichiarazioni. Se tu le leggi ti fai un'idea, come io non le avevo viste. Quando invece, ecco il bello della televisione, quando invece tu Il leggi volto. anche il linguaggio non verbale, e allora ti rendi conto che effettivamente il sindaco è andato giù duro. Ed evidentemente, cioè, ci sono fatti che noi non conosciamo. Ma certo. Strano che i Matarrese, oddio, le strategie comunicative dei Matarrese, sai come la penso, sono fallimentari. Io avrei risposto immediatamente, male, ma comunque avrei risposto. Sino a questo momento invece il baritaggio, non lo so se lo farà Abbiamo nelle provato ieri a prossime parlare con Vinella che ha detto a Sì. questo punto non posso rispondere più io, rispondere alla proprietà se è il Beh, è caso. chiaro, il problema insomma adesso è diventato. Certo, il sindaco. Quale messaggio lancia e dice io non posso per le casse comunali mantenere più questa situazione, cioè fare la manutenzione straordinaria che mi costa in questo momento 15 milioni, perché con 15 milioni faccio 15 asili. Ed è giusto, anche se io poi mi chiedo per esempio quanti asili si fanno o comunque si possono progettare con i soldi che si spendono per esempio il 31 dicembre per fare. Per carità, anche quello è bello, stare in piazza, trascorrere il 31 dicembre, però sono 3 ore, 4 ore in cui si consumano, adesso prima se ne consumavano di più, adesso di meno ci sono gli sponsor, però anche qua non bisognerebbe fare mai nulla e in ogni città dovrebbero. Io peraltro un'indagine che ho provato a fare è di vedere come sono regolati i rapporti nelle altre città d'Italia. Ovviamente non ho potuto estendere questa ricerca a tutta la penisola, però qualche caso ho potuto verificare e ci sono. Almeno per quelli che ho verificato fino a questo momento, sono delle situazioni su 4, 5, su 5 che ne ho verificate. Una è più o meno analoga a quella che aveva in corso il Bari, cioè manutenzione ordinaria, manutenzione Divisione dei straordinaria, costi, sì. altra invece col discorso del fitto alla manutenzione ordinaria partecipano invece i comuni, quindi sicuramente pagano, insomma, è un modo con un altro per andare incontro, così come.
immagino voglia fare il sindaco se si costituisce un'altra società di calcio a Bari. Lui dice cerchiamo di favorirla, cerchiamo di portarla su e di fare in modo che... Però Michele, detto che, diciamo, fra virgolette, il peccato originale è quella richiesta del sindaco, cioè non mi basta la manutenzione ordinaria, dovete pagarmi anche un canone, però poi il comune, in qualche modo, non dico che faccia un passo indietro, però dice, facciamo così, in attesa di voi la manutenzione ordinaria, cioè lasciamo le cose, lasciamo il mondo come sta, no? Cioè voi la manutenzione ordinaria e noi la manutenzione straordinaria. Quel come se il Bari si indispettisce. Il Bari si indispettisce. È come se io all'affittuario che mi viene a chiedere, dice, senti, io non ti posso più pagare, non so, 1.000 euro al mese di fitto perché non posso più provvedere, perché... E io gli dicessi, vabbè, allora se vuoi continuare a stare, ti devi fare anche la manutenzione straordinaria. Sì. Cioè, quando il condominio decide di cambiare l'autoclave, eccetera, eccetera, devi pagare anche tu con le spese. Cioè, mi vuol dire, vattene, perché se io ti vengo a dire, guarda, che purtroppo sono in una situazione in cui non posso, questo non è che io... Voglio dire che il comune giustamente deve fare il suo gli interessi della città. Il momento, secondo me, non è, considerando anche un po' quello che è accaduto con la società che era e probabilmente è ancora sull'orlo del fallimento, io non so ancora adesso se lo Stato chiedesse ai Matarrese di pagare il suo debito, comunque probabilmente ci sarebbe qualche problema. In questo momento, suona un po' come sui tempi, fermo restando che gli errori del Bari Calcio sono sorcicopici. Io non è che con questo, noi stiamo parlando adesso di questa situazione, c'è qualcosa che non funziona. C'è un amico in linea, pronto? Pronto? Eccoci, ciao. Buongiorno, saluto il grande Michele. Per fare 60 anni, chi è? No, non per l'età. Senti, io però dovrei fare un appunto a Michele per quanto riguarda il fatto del tifoso biancorosso Michele Emiliano. Beh, è chiaro che quando si fa campagna elettorale ci si fa vedere tra la gente, ci si va allo stadio, quindi è stato, secondo me, è stato solo dettato da quel momento, però onestamente Michele Emiliano non ho visto più di tanto allo stadio San Nicolo, perché un grande tifoso del Bari non lo è mai stato, probabilmente non lo è proprio, perché se un sindaco è indifferente allo spostamento della squadra in un'altra città, secondo me il tifoso biancorosso non lo è per niente, tenendo presente, rispondendo a quell'altro tifoso che ha detto per 1.000 persone, dietro al Bari c'è un bacino non di 1.000 persone, ma c'è un bacino di 30-35.000 persone che aspettano sofferenti a casa. Però parliamo dell'utilizzo dello stadio, lo stadio in effetti sta andando 1.000 persone, 30.000... Sì, no, mi voglio riferire a quelli che adesso vanno allo stadio. Adesso vanno allo stadio, io il primo non ci sto andando, ma per tanti motivi, perché sono sconforzato dalla situazione, perché ce l'ho con i Matarrese, ma non per questo, io non sono tifoso del Bari, se le cose cambiassero Bari avrebbe un bacino dietro. Sei uno dei tanti potenziali frequentatori del San Nicola, questo. Ma noi lo siamo, noi siamo pronti a ritornare tutti quanti insieme allo stadio, questo voglio dire. E poi finiamola di dire ogni volta di trovare l'unico colpevole, era l'associazione sportiva Bari quando ha voluto quello stadio l'ha voluto tutta Bari, perché allo stadio della Vittoria non si poteva andare più, e lo sappiamo benissimo che adesso il calcio è uno spettacolo, ognuno vuole le sue comodità, non vuole stare sotto la pioggia quando deve andare allo stadio. Oddio, non è che San Nicola sia così più comodo, piove anche in tribuna stampa. Adesso sì, perché ormai i teloni sono rimasti così pochi che si è costretti anche a dover... Ti ringrazio per il tuo intervento.